abbiamo pensato di costruire per voi un viaggio che parte dal mare, come quello degli antichi messapi, che immaginiamo siano arrivati a Castro, abbiano attraversato quelle grandi mura che noi abbiamo viste e poi sono arrivati nell'entroterra e hanno fatto tappa a Poggiardo, dove andremo a visitare un'altra bellissima città messapica, e a Cavallino, un'altra bella città messapica. E questo mare che ci porta cultura, che ci porta incontri e che ha espresso sicuramente forse tra le più originali sintesi di storia, cultura e arte qui nel Salento. E abbiamo con noi ospite d'onore l'assessore alla cultura del comune di Oria, che come sapete è diventato un aficionados. Prima di presentarvi i nostri amici sindaci, io presento subito i nostri amici giornalisti che sono venuti qui a scoprire il Salento e a parlarne. Diamo alla loro penna la promozione del nostro territorio. E fino ai giorni nostri, toccando con mano una serie di realtà da offrire poi al turista, che vanno dalla grotta Romanelli alla grotta Zinzulusa, alle mura messapiche, alle fortificazioni romane, a Castello Aragonese. Castro è giusto che sappia che oltre a trovare un mare pulito, un ambiente pulito, peraltro testimoniato quest'anno per quello che ci riguarda dal riconoscimento della bandiera blu, quindi sappia che ha la possibilità anche di vivere intensi momenti di cultura. Peraltro, accanto a questi, è ancora possibile annoverare per la stagione turistica imminente una serie di eventi, alcuni dei quali si richiamano alla cultura, quale il premio Castrum Minerve, ed altri di intrattenimento che consentono quindi un tutto tondo poi al turista, diciamo, di assaporare a 360 gradi una vacanza completa. Io cederei la parola adesso per eventuali interventi o comunque lascio la parola al sindaco di Poggiardo. Prego, dottoressa. Sì, e dal mare non vennero soltanto i messapi, arrivarono anche i monaci bizantini che fuggivano dall'Oriente e fuggivano dalle lotte iconoclaste, e i bizantini hanno lasciato a noi delle bellissime testimonianze, hanno dipinto le nostre cripte di immagini con questi santi orientali come San Nicola, che è venerato anche a Mosca e che ci lega con un filo diretto ai nostri amici russi, e tanti altri santi che vengono proprio dall'Oriente. E domani andremo a Poggiardo a vedere queste bellissime testimonianze storico-archeologiche. E con noi il sindaco di Poggiardo, Giuseppe Colafati. Grazie, buongiorno a tutti, benvenuti, un saluto da parte mia e della comunità che ho l'onore di rappresentare. Grazie alla dottoressa Mancarella per aver avviato, per aver ideato questo bel viaggio nelle nostre realtà. Grazie al sindaco di Castro che gentilmente ci ospita, al collega di Cavallino e all'assessore di Oria, nonché ad Antonio, caro amico di Castro. Ora, domani avremo sicuramente poco tempo, però concentrando in questa mattinata, il tempo pare sarà clemente, dottoressa Mancarella, speriamo di potervi dare uno spaccato di quella che è la nostra realtà, una realtà che ha insediamenti che poi vanno dalla preistoria fino alla importanti centri storici di Vaste e Poggiardo. Tenete presente che il comune è il comune di Poggiardo, ma c'è la frazione di Vaste che per noi rappresenta la storia, perché è un antico centro messapico che avrete un modo di vedere domani mattina nelle tracce che sono presenti, dottoressa, nel museo, ma poi faremo anche un giro e faremo vedere l'antica fortificazione messapica e poi andremo a visitare la cripta di Sant'Isteve, molto bella, dove ci sono questi affreschi meravigliosi. Poi ci sposteremo nel centro del paese, dove faremo un giro, un piccolo, magari prenderemo un caffè e avremo modo di visitare il Museo degli Affreschi Bizantini di Santa Maria degli Angeli. Come diceva il sindaco di Castro, la nostra è una realtà, il nostro è un territorio che, oltre alle bellezze del mare, riesce ad offrire anche emozioni nell'entroterra. Le verrete, è evidente che noi siamo in una fase anche, questo
ve lo dirò magari domani mattina, una fase importante nella quale stiamo uscendo dalla separatezza dell'attività dei singoli comuni e stiamo facendo uno sforzo notevole di metterci insieme attraverso un sistema importante, quello ambientale e culturale, un indirizzo dato dalla Regione Puglia, ci stiamo collegando e Poggiato è comune capofila di altri 15, quindi stiamo cercando di aumentare l'appeal proprio del territorio in termini di bellezze, di collegamenti con la mobilità lenta, con tutti i servizi che i settori richiedono, proprio attraverso lo sforzo di uscire dalla politica del campanile che spesso non riesce poi a dare sostenibilità, perché lo sforzo che abbiamo fatto nel tempo è quello di acquistare i beni, renderli fruibili, ma dobbiamo di questi tempi anche fare il salto di qualità, quello di rendere sostenibile il percorso dei beni culturali. Oltre a questo, naturalmente, offriamo anche l'enogastronomia e io spero vi possa piacere anche un po' l'accoglienza di genti vocate ad accogliere anche nei vicoli nel centro storico, ma questo spero poi possa piacervi domani. Ringraziandovi tutti, vi do l'appuntamento domani mattina. Grazie. Non siamo sul mare, ma siamo ad appena 14 km dal mare e arriviamo a Cavallino, che è considerata la Pompei del Salento perché c'è un bellissimo sito messapico misteriosamente abbandonato nel VI secolo a.C., quindi in età arcaica, e che l'amministrazione comunale ha valorizzato rendendolo un museo diffuso. E poi vediamo anche la città medievale, che è stata poi trasformata nel 600 e ingentilita da una coppia illuminata e innamorata, Francesco e Beatrice, che praticamente portarono una ventata di novità, realizzarono la prima opera pubblica a Cavallino, che era un pozzo, quindi a servizio anche dei poveri, fecero arrivare i Domenicani, che allora rappresentavano il massimo della cultura, e ampliarono il castello con un bellissimo salone delle feste, dove si davano convegno con tutta la nobiltà locale. E con noi il sindaco di Cavallino, Michele Lombardi. Grazie dottoressa, innanzitutto non posso non ringraziare la dottoressa Mancarella, ma non perché abbiamo l'onore di averla quale concittadina, perché è del mio paese, di Cavallino, ma soprattutto per quello che fa, non solo per Cavallino, ma per il Salento, con questa intensa attività di promozione. Spetta a noi piccole comunità che poi sono contigue, sono in confine quasi con altre località turistiche, completare l'offerta turistica, lo diceva molto bene il sindaco di Poggiato. E quindi noi abbiamo questo compito, dopo aver terminato quell'opera, che poi non si può mai dire essere finita definitivamente, l'opera di acquisizione e valorizzazione dei beni culturali, adesso poi spetta il compito più arduo, quello di renderli poi il richiamo per il territorio e fattore di completamento dell'offerta turistica, che ha poi come punto essenziale, questo non ce lo nascondiamo, in realtà la città balneare, è ovvio, nel Salento si viene perché è la terra dei due mari, nel Salento si viene perché c'è un mare splendido che tutti ci invidiano. E però poi va completata l'offerta turistica, ecco quindi i beni culturali, ma dico non solamente i beni culturali che vanno continuati ad essere valorizzati, aperti alla pubblica funzione, io domani avrò il piacere di avervi a Cavallino e quindi avremo poi l'onore di mostrarvi la galleria, quella che faceva accenno prima la dottoressa Mancarella, una galleria del 600, un esempio quasi unico insieme a pochi altri in Italia meridionale di una galleria del 600 affrescata con delle statue che erano su tempo poligone. Ma non basta quello, non basta aprire bene la pubblica funzione, poi ma anche fatto un'opera attenta di promozione del territorio che serva poi a completare e integrare quell'offerta turistica che ha come traino ovviamente la città balneare, questo non ce lo nascondiamo, è un dato di fatto, che però poi non basta, va integrato in questo modo, ma va integrato anche poi rendendo poi piacevole il soggiorno nelle nostre terre attraverso degli eventi culturali, e qui a Cavallino noi abbiamo fatto tantissimo organizzando tutta una serie di eventi, noi teniamo l'estate cavallinese e poi ci sono tantissimi altri eventi culturali, l'ultimo abbiamo tenuto c'è stato il giudice Ayala, adesso ci sarà oggi stesso il fratello di Paolo Borsellino presenta il suo ultimo lavoro. Noi quasi ogni settimana abbiamo un autore di livello nazionale che viene a Cavallino a presentare un suo libro. È un'attività molto molto intensa, tesa a valorizzare la cultura anche e soprattutto quale bene immateriale, perché sì, è bello poi visitare dei luoghi, ma è bello anche poi soprattutto d'estate passare delle serate piacevoli, magari intrattenersi con degli eventi culturali, se possibile anche qualificati. Quindi io vi aspetto domani, sono ansioso domani di mostrarvi la mia cittadina, grazie.
Bene, e come sapete in questo viaggio accanto a noi abbiamo avuto gli enti pubblici ma anche i privati, e i privati sono rappresentati qui a Castro dall'Associazione degli Operatori Turistici di Castro, l'ATOC, di cui è qui il presidente Antonio Ciriolo. Perché ha creduto in questa iniziativa? Grazie, buongiorno. Noi siamo un'associazione nuova, stiamo cercando, proprio grazie anche all'aiuto degli enti pubblici, di coordinare tutte le attività che ci sono a Castro per dare un servizio migliore al turista che viene, cioè cercando di, perché la nostra è un'associazione un po' particolare, non racchiude solo gli alberghi, ma racchiude anche i ristoranti, le strutture, le piccole imprese, quindi cercare di fare di Castro un villaggio globale, unendoci anche agli altri comuni, perché chiaramente la richiesta da parte del turista non è solo quello di Castro, ma anche facendo parte del Salento, perché la richiesta è quella, quindi il turista è itinerante, voi lo conoscete meglio di me, e chiaramente quando viene, soggiorna, ma poi vuole conoscere tutto il Salento. Quindi noi come associazione stiamo cercando di coordinarci, chiaramente migliorando, perché siamo nuovi, ripeto, come associazione, ma per dare un servizio e una ricezione migliore a tutti i turisti che verranno a Castro. Grazie. Del Risorgimento Resort, se vuole intervenire, domani ci accoglierà a Lecce e sarà l'occasione per vedere la città barocca. Prego, dottoressa. Buongiorno a tutti e benvenuti innanzitutto nel Salento, perché sicuramente Castro è e continuerà ad essere la perla del Salento, però il Salento è una terra vasta, meravigliosa, bellissima, soprattutto da scoprire, perché è da una decina d'anni che l'interesse verso questa destinazione va sempre crescendo e secondo me ha giusto merito. Quindi noi operatori turistici ovviamente cerchiamo di fare squadra per poter accogliere i turisti nel modo migliore, perché una volta arrivati qui si sentano a casa, si sentano a loro agio e soprattutto perché arrivati nel Salento il loro viaggio cominci già dalla struttura ricettiva. Quindi un viaggio di scoperta non solo del territorio, ma un viaggio anche di scoperta della cultura, delle tradizioni culinarie che sono veramente sorprendenti. Abbiamo una tradizione culinaria che parte dalla terra, dal territorio, che tocca il mare, che si rifà anche a tradizioni della cucina nazionale e internazionale. Quindi avrete modo sicuramente anche di assaggiare quello che è uno degli aspetti per il quale noi andiamo veramente fieri. Bestas Hotel Resort è il nome della catena alberghiera che rappresento, è una catena alberghiera giovane perché è nata nel 2007 e rappresenta tre strutture ricettive, tutte e tre collocate nella città di Lecce, la capitale del barocco. Abbiamo il Risorgimento Resort e sono felice. E con noi l'assessore di Oria, come ti chiami? Allora, per chi non mi conoscesse, sono Pino Manda, molti di voi mi conoscono perché non sono la prima esperienza di questo tipo. Io lasciamo parte il fatto delle porte di Castro, di Oria, lasciamo perdere questo tipo di cose. Io mi sento a casa mia oggi mai come questa volta, perché quando sento parlare di Messapia, ecco, la Messapia è una bella regione che va a sud da Taranto fino al capo di Leuca, quindi ognuno di noi, in ogni nostra città, c'è una testimonianza più o meno importante della Messapia. E il nostro brand, diciamo, è che ci sentiamo a casa nostra in qualsiasi posto della Messapia, che noi raggiungiamo. Quindi sto a casa mia, sindaco. Ecco perché appena sono arrivato, tanta confidenza. A parte che la bellissima Castro, Cavallino, Poggiato non la conosco, avrò il piacere domani, ma Cavallino e Castro che sto conoscendo oggi sono delle realtà formidabili. Però bisogna parlare del territorio, come diceva appunto il collega, se non facciamo rete in questo caso, noi rimaniamo sempre attaccati alle redini del cavallo, il cavallo non va avanti.
Bene, io voglio soltanto dire una cosa, esattamente questa: per chi ha il coraggio di superare la distanza chilometrica e giunge in Salento, il Salento è solo emozione, emozione multisensoriale, emozioni che vi toccano, che toccano gli occhi, il gusto, il piacere e anche la melanconia. Quando si parte, si va via dal Salento, si ha un po' di nostalgia, si vorrebbe tornare presto, perché noi abbiamo, siamo una terra praticamente dove la storia ha davvero scritto pagine importanti. Da questo lembo di terra sono passate tantissime civiltà e ognuna di queste ha lasciato un pezzo di sé. Grazie anche alla nostra pazienza, intendiamoci, alla nostra recettività, che abbiamo preso anche quello che era meglio da loro. Però ecco, questo ponte tra l'Occidente e l'Oriente, ricordatevi, questo Salento, questa terra salentina piena di odori. Stamattina una donna di Castro aveva in mano un mazzo di rosmarino, io pensavo che fosse rosmarino, invece abbiamo appurato che era lavanda. Ecco, il Salento è anche odore, erbe, lavandi, sapori, le nostre olive, il nostro pesce, il mare, non è soltanto per nuotarci dentro, ma gustare anche quello che il mare ci dà. E le coste salentine, tra lo Ionio e l'Adriatico, ne hanno da vendere. Poi bisogna anche venire nell'interno a vedere le varie realtà dove possiamo trovare qualsiasi cosa, dalla rocca messapica ai castelli normanno-svevi, ai castelli aragonesi, alle cripte bizantine, ai santi orientali che tanto ci legano con l'Oriente. Lei diceva San Nicola, non scordiamoci San Nicola e i Santi Medici, San Balsanoppio, sono tutti santi orientali, sono tutte immagini che stanno nelle nostre cripte basiliane dappertutto, belle e da scoprire. Mi fermo qua e ricordatevi che noi salentini siamo soprattutto ospitalità e amicizia. Quando ci raggiungete, non andate a visitare un paese straniero o un paese lontano, andate a raggiungere degli amici. Avete visto ieri sera, per miracolo vi conoscevo, ma alla fine della cena stavamo cantando tutti assieme a dire barzellette, anche sconce tra virgolette. Allora io vi prego di scrivere anche questo, perché il Salento, ricordatevi, è emozione multisensoriale, è storia, è tradizione. Voi pensate che potete stare la giornata al mare, sulle nostre spiagge, ma nel pomeriggio alla sera potete arrivare in qualsiasi paese del Salento a vedere le feste di tradizione bellissime, con le loro luminarie, le loro bancarelle, cose che non si vedono più in altre zone, e a visitare santuari, castelli e cose via. Ce n'è per tutti i gusti, dalla cultura più alta alla cultura popolare. Quindi questi giorni vedrete di che cosa siamo capaci e vedrete che cos'è veramente il Salento. Grazie. Ogni paese con le tipiche luminarie, ma anche d'inverno, non pensate, perché siamo un popolo che si diverte prima di tutto, ci divertiamo prima di tutto noi. Per potenziare il target della stagione estiva e per attrarre sempre più turisti, Castro ha ideato la stagione turistica estiva che vi è stata presentata nella cartella stampa, e vorrei invitare il vice sindaco di Castro, Angelo Coluccia, a presentarla. Prego. Ringrazio gli ospiti. In mezzo alla programmazione estiva, noi ogni anno abbiamo l'appuntamento fisso della festa patronale che ricade nel periodo del 24-25 aprile. Vado velocemente perché tanto avete poi la... Io volevo più che altro parlarvi del biglietto unico, che è stata una, diciamo, invenzione che abbiamo adottato quest'anno per la prima volta. Noi abbiamo la necessità di raccordare un'offerta molto variegata. Avete visto il castello, il centro storico. Questo pomeriggio speriamo di visitare la grotta Zinzulusa. Erano dei servizi separati fino all'anno scorso. Noi abbiamo pensato di dare questo unico biglietto, che è una tariffa unica, molto agevolata, se consideriamo che
con 8 euro c'è un ingresso singolo, ma abbiamo previsto delle tariffe di 24 euro per le famiglie fino a 4 persone, 5 euro per i bambini, 7 euro per i gruppi fino a un certo numero, 6 euro dopo i 20 persone e anche un'offerta formativa per le scuole a 5 euro. Quindi, che consente, dà diritto a una visita guidata sia al centro storico, castello, museo e Zinzulus. A questo biglietto unico si aggiunge una serie di vantaggi di scontistica fatta da diversi operatori che hanno aderito all'iniziativa, sono circa una ventina, e che offrono ristorazione piuttosto che ricettività, prodotti locali, artigianato, escursioni in barca, sempre a prezzi a tariffe agevolate associate alla vendita del biglietto unico. Per esempio un menù turistico a 15 euro associato al biglietto unico, quindi con una spesa minima si dà la possibilità al turista di trascorrere una giornata sul nostro territorio, di godere della cultura, della storia offerta dalla visita alla grotta, al castello, al centro storico, e anche di poter soggiornare o consumare un pasto a prezzi sempre agevolati. Per quanto riguarda gli appuntamenti estivi, ne cito soltanto qualcuno perché merita probabilmente una particolare attenzione il premio Gastro Minerve di cui accennava prima il sindaco, che quest'anno cade il 4 agosto ed è un premio, un riconoscimento che viene, è stato istituito da 8 anni circa e ha un'impostazione di tipo culturale e storico e di mettere in luce praticamente le ricerche, le attività che vengono svolte durante l'anno, perché Castro, abbiamo visto, è un centro che vive di archeologia, continuano ogni anno delle attività di scavo e quindi ogni anno è giusto mettere in luce i risultati dell'attività. L'anno scorso abbiamo avuto come premiati e ospiti Serena Landini, cavalieri del pastificio Benedetto Cavalieri, quest'anno ci saranno altri ospiti che per ragioni di non possiamo rivelare, comunque è una sorpresa. E volevo dire, nel premio si inserisce poi un balletto curato dal coreografo Predi Franzutti del Balletto del Sud, che in scena una rievocazione storica legata al mito di Minerva. Per chi potesse venire in quei giorni, io lo invito a venire perché è qualcosa di veramente unico e che vale la pena di vedere. E poi appuntamenti musicali, ma che abbiamo cercato di impostare su un livello di qualità medio-alta. Castro in Jazz, che l'anno scorso ha visto Gigi D'Alessio come ospite di punta. Il Gran Galà del Negramaro con l'ensemble di Toschiva di Lecce, questo il 7 luglio. E vari appuntamenti durante tutta l'estate, e volevo citare anche in un'ottica di stagionalizzazione il Natale in Contea, che è una manifestazione che si svolge durante il periodo natalizio evidentemente e che vede tutto il paese immerso in un'atmosfera medievale con rievocazioni storiche, ambientazioni e costumi dell'epoca. Questo in sintesi. Niente, io vi ringrazio dell'attenzione e vi auguro buon proseguimento. Grazie.